Una villa confiscata alla mafia si trasforma in un centro vaccinale. Succede a Barra Franca, nell'ennese, zona arancione per i tanti contagi. Lucia Basso. Qui viveva la famiglia dell'avvocato Bevilacqua, questo boss locale. Con il commissario prefettizio Leonardo Lavigna visitiamo in anteprima la villa lussuosa di 1200 metri quadrati, confiscata nel 2006 e assegnata al comune, dove viveva Raffaele Bevilacqua, boss della cosca di Barra Franca, condannato all'ergastolo per omicidio. Questo edificio da lunedì diventerà un hub vaccinale. Il fatto che venga finalmente utilizzato è un'ulteriore sconfitta per un boss che finora ha visto il suo bene sequestrato, confiscato, ma mai utilizzato. Nelle stanze della casa del vecchio capomafia, secondo gli inquirenti vicino a Bernardo Provenzano, saranno somministrate dosi di vaccino ai cittadini di questo comune in provincia di Enna, sciolto per infiltrazioni mafiose, zona arancione per l'alto numero di positivi al Covid. Dei quasi 12.000 abitanti è immunizzato solo il 44,8%. Essere in questo posto con una maggiore disponibilità di spazi, la possibilità di fare anche il drive-in per le persone che non possono scendere dalla macchina. Speriamo che sia di invito alla popolazione a vaccinarsi. Fra i beni confiscati anche lo studio legale di Maria Concetta Bevilacqua, figlia del boss, anche lei coinvolta in un'inchiesta antimafia. L'edificio potrebbe essere destinato a famiglie indigenti.